La chiusura dell'anno solare è ormai alle porte, come ovvio è momento di bilanci anche per il calcio, in particolare per il Brindisi Calcio. Le stagioni sportive ovviamente comprendono l'ultima parte della stagione 2013-2014 e la prima parte della stagione in corso. Tra gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del Brindisi, Salvatore Ciullo, Marcello Chiricallo ed Ezio Castellucci. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo dei play-off della scorsa stagione e le incertezze sul futuro societario, unite attualmente anche agli 11 punti di distacco dalla vetta in questa stagione, non possono certo far sorridere quanti hanno a cuore le sorti del Brindisi. Nonostante la fiducia espressa ormai in diverse circostanze dal presidente Flora, fiducioso su quello che potrà essere il cammino nella seconda parte del Brindisi in questo campionato. Sono state 32 le partite giocate complessivamente nel corso del 2014, esattamente 16 per la stagione 2013-2014 ed altrettante per quella 2014-2015. 16 le vittorie, 8 le sconfitte ed altrettanti i pareggi, per 56 punti in classifica. Dal punto di vista statistico, il rendimento è assolutamente a fotocopia. Nella seconda parte di quest'anno, 8 vittorie, 4 sconfitte e 4 pareggi da gennaio a maggio, 8 vittorie, 4 sconfitte e 4 pareggi da settembre a dicembre. Con Mister Ciullo in panchina ad inizio anno, il Brindisi ha battuto il Grottaglie 2-1 e il Gladiator 3-0. Ha pareggiato con il Gelbison tra le mura amiche del Fanuzzi 2-2, una partita che se fosse stata vinta avrebbe proiettato il Brindisi in testa alla classifica e probabilmente avrebbe dato un futuro diverso a quel campionato. Poi però Ciullo ha perso rovinosamente a Matera 3-0, partita che costò la panchina al tecnico di Taurisano. Il suo successore fu Mister Chiricallo, che è esordito vittoriosamente contro il Monopoli in casa 4-0, ma poi è incappato in due disastrose sconfitte che hanno definitivamente allontanato il Brindisi dalla vetta della classifica. A Taranto il Brindisi perse 2-1 e poi a Marcianise 4-1. Si tornò poi alla vittoria contro il Real Motapontino 1-0 e il primo pareggio della gestione Chiricallo in casa del Real Vico 2-2. Prima di un filotto di vittorie contro Manfredonia 3-1, Mariano Keller 2-1 e Biceglie 3-0, che consentirono il riaggancio, solo momentaneo purtroppo, alla zona playoff. La secca sconfitta in casa della Turris per 2-0 infatti, la successiva vittoria a Francavilla in Sini 2-1 e infine due pareggi contro San Severo e Puteolana non consentirono ai biancoazzurri di conservare la quinta piazza, l'ultimo posto utile per partecipare agli spareggi promozione. Passando la nuova stagione, anche in questo caso l'allenatore, questa volta Mister Chiricallo, ha guidato la squadra per 4 partite soltanto prima di essere esonerato ed esattamente nella vittoriosa gara di apertura del campionato contro la Sarnese 3-0 e poi due sconfitte contro Gallipoli 2-1 ed Andria 4-3, intervallate dal deludente pareggio casalingo contro il Grottaglie per 3-3. Decisamente migliore l'andamento della squadra con Ezio Castellucci in panchina, anche se l'inizio non è dei migliori. Pareggio interno col Taranto 1-1 e sconfitta di misura a Potenza 1-0. Quadrata poi la squadra, si inanellano 3 vittorie consecutive con Puteolana 3-1, Manfredonia 4-1, Gelbison 2-1, poi due pareggi con Cavese 2-2 e Francavilla Insini 0-0, prima della disfatta di Biceglie 3-0. Con qualche volto nuovo e con diverse partenze, il Brindisi ha ripreso poi a vincere. 4 vittorie di fila contro San Severo 2-1, Scafatese 1-0, Pomigliano 4-0 ed infine Arzanese 5-1. Vittorie che hanno consentito a Polidori e a compagni di agganciare la zona playoff, anche se ancora lontani dalla vetta della classifica, distante 11 lunghezze. Nella gara a distanza relativa all'anno solare 2014 fra i due bomber Giuseppe Gambino ed Hernan Molinari, la spunta è il bomber argentino con 13 reti messe a segno contro le 10 siglate dal cannoniere della scorsa stagione. 10 reti anche per Cristiano Ancora, che però ha giocato sia nella seconda parte della scorsa stagione, segnando 4 gol, che nell'attuale, segnando 6 gol. A quota 5 invece Saverio Pellecchia e capitan Massimo Pollidori. A completare il quadro dei marcatori in casa biancosurra ci sono 3 reti Varsi, 2 reti Lo Iodice, Fella, Croce, Lorusso e Danucci, una rete per Vetrugno, Sicignano, Rao e Terraciano.
Il nuovo anno si aprirà il prossimo 4 gennaio con il Brindisi impegnato sul campo del Monopoli, dove i biancozzurri hanno da sfatare un vero e proprio tabù: vincere al Veneziani, cosa mai riuscita nella storia.